Si è celebrata il 15 febbraio la 19ª giornata mondiale contro il cancro infantile, promossa insieme all'Organizzazione Mondiale della Sanità da CCI, la rete globale di 188 associazioni guidate da genitori di bambini e adolescenti che hanno contratto tumori e leucemie, con sede in 90 paesi e 5 continenti, tra questi anche l'Agbe di Pescara. Ogni anno nel mondo oltre 300.000 bambini e adolescenti ricevono una diagnosi di tumore e, nonostante l'incremento dei tassi di guarigione, negli ultimi anni la mortalità è ancora troppo elevata. Negli ultimi anni si sono comunque raggiunti buoni livelli di cura e di guarigione per leucemie e linfomi, mentre per i tumori solidi le percentuali di guarigione rimangono ancora basse. L'Agbe di Pescara, guidata dal presidente Achille Di Paolo Emilio, in occasione della giornata e grazie al sostegno dell'assessorato alle politiche sociali del comune di Pescara, con la presenza dell'assessore Nicoletta Di Nisio, alla presenza del direttore amministrativo della ASL di Pescara Federico Di Nicola e dello staff di oncoematologia pediatrica rappresentato dalla dottoressa Silvia Pascale, ha partecipato all'iniziativa nazionale piantando un albero di melograno all'interno del parco dell'ospedale civile Spirito Santo di Pescara. A partecipare alle operazioni alcuni piccoli pazienti impegnati nelle cure. Da molti anni, il 15 febbraio, l'Agbe partecipa alle attività organizzate dalla FIAGOP, coinvolgendo istituti scolastici al fine di rendere più facile la comprensione dei disagi che si trovano ad affrontare i piccoli pazienti ed eliminare l'esclusione dal gruppo dei pari, fornendo più informazioni possibili al fine di evitare paure e pregiudizi.